Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Voglio leggere un ultimo passaggio con voi. È chi pensa alla propria casa e non pensa alla casa di Dio. Voglio leggere questo passaggio nel libro di Ageo, dal capitolo 1, verso 4 al 16, dove dice così, guardate. Vi sembra questo il momento, non so se ce l'avete lì, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno? Eccola. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e raccolto poco. Chi ha seminato molto e raccoglie poco? Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario e mette il suo salario in una borsa bucata. Qua sta dicendo di persone che si occupano delle loro cose, delle loro case, ma non ne frega niente di Dio. E io voglio tradurre questo in un modo molto semplice. Abbiamo incominciato a fare delle conferenze. Per molti anni non abbiamo fatto le conferenze. Usavamo tutti i nostri soldi per andare per le strade a evangelizzare. E non ci siamo pentiti. Abbiamo evangelizzato molti così. Poi abbiamo incominciato a fare delle conferenze. E facevamo le conferenze gratuitamente, giustamente. Però poi non riuscivamo a pagare niente nelle conferenze, perché la gente ci metteva, abituati con i cattolici, le loro monetine, e passavamo un anno per pagare una conferenza. Cioè pensa, facevamo la conferenza e passavamo tutto l'anno a cercare di sopravvivere. Come noi tutti amiamo avere predicatori conosciuti, una band conosciuta, un bel coso così, tutto bello. Allora ho detto no, noi lì, e non c'entra con decime offerte, noi lì chiederemo un'entrata e con l'entrata pagheremo. E la gente ha incominciato, Italia? Ah, no, ma costa. Allora, alcune persone mi avevano detto, quello non può pagare, quello non può pagare, anche se noi avvisiamo un anno prima. Poi, questa era stata la prima conferenza, alcune persone che mi avevano addirittura chiesto di non poter pagare perché era troppo ed era 30 euro la prima conferenza, abbiamo volato basso, 25, 30, insomma. Io poi esco a mangiare con della gente. Quando vado a mangiare alla fine conferenza con le stesse persone che mi hanno chiesto di entrare gratis perché non avevano i soldi, loro, eravamo in una birreria, prendono la birra, un bel bisteccone così, e pagano 32 euro, perché io ho controllato a questo punto. E io ero là che dicevo, bello, facciamo 4 giorni di conferenza, dove spostiamo persone da fuori, ci sbudelliamo. Solo nella conferenza USA hanno lavorato 250 ragazzi. Vai a prendere, fa, compra, disfa, luci, non luci, mix. Vogliamo il gospel online, una camera, costa 10.000 euro, ne abbiamo 3. E poi si lamenta, ma paga per mangiare, perché per mangiare in questa nazione nessuno risparmia. Noi non abbiamo soldi, siamo in crisi, ma c'è quel ristorantino dove c'è una carnina che come loro non fa nessuno, 150 euro, e lo paghi così. Buono, però vale, di. Vale o non vale? E tu dici, vale. Quanto noi mangiamo in una conferenza? Quanto noi ci cibiamo spiritualmente? 4 giorni. No, però, vedete che è una questione di testa. È come per dire, per le cose di Dio, per le mie, a casa mia, è quello che dice Ageo. Ageo dice, in casa tua tu compri il meglio per Dio. Facciamo una raccolta, abbiamo bisogno perché c'è freddo. Tu vai nel tuo cassetto e dici, vediamo quello che non uso. Questo è un po' bucato. Vabbè, e dai quel bucato. Perché per il povero va il bucato, per il povero va la scarpa che non funziona, per la chiesa va le monetine che ti rimangono nel portafoglio. Apri e dice, 50, 20, 35, un euro. Perché?
Perché noi non sappiamo onorare Dio. Non è una questione economica. Sapete perché non è una questione economica? Perché la Bibbia dice che la decima va data in accordo con quanto uno guadagna. E quindi uno magari dice: io ho guadagnato 100 euro, darà 10, l'altro ha guadagnato 1 miliardo, darà 10% di quello. Quindi ognuno dà in accordo con la sua possibilità. Non è una questione economica, perché la Bibbia racconta di una signora vedova che arriva un momento dove c'è le offerte. E quindi c'era questo posto qua davanti dove si portavano le offerte e la gente veniva e dava quello che gli rimaneva, dice la Bibbia. Quando apri e prendi la monetina, quello che gli rimaneva. Arriva una donna vedova, vedova in Israele voleva dire povera. Quella donna povera prendi 2 denari, che era tutto quello che lei aveva, e lo metti lì dentro. E Gesù dice: ferma tutti. E Gesù dice: fermatevi. Vedete questa donna? Voi avete dato tutto quello che avevate in più. Vabbè, dai, c'è una raccolta, 200 euro lo posso fare, ce l'ho in più. Quella donna ha dato tutto quello che aveva e Gesù ha detto: questa è un'offerta. È un'offerta di qualcuno che ha detto: Signore, preferisco morire di fame, ma io voglio onorarti. Non andava direttamente a Gesù, era un'offerta fatta a Dio. Non importa cosa avrebbero fatto dopo, io voglio onorarti con la mia vita. Dio ci vuole insegnare a onorarlo e ci vuole insegnare a onorarlo anche con la nostra economia. Amen? Anche con la nostra economia. La decima è un esercizio di dipendenza da Dio, è un esercizio di ringraziamento, è un esercizio di onore. Io molti anni fa ho deciso che lo scopo della mia vita un domani è io vivere con la decima e lasciare a Dio il 90%. Non c'è scritto nella Bibbia, ancora non ci sono arrivata, ma sono di più già del 10, perché io voglio onorarlo, non me ne frega niente e non mi è mai mancato nulla. Perché vuoi dare di più? Per voglio dare di più perché io mi sento in colpa di dire: e io che vivo con i 90%, no Signore, io voglio un giorno arrivare a vivere con il 10. Io ho letto una storia e concludo, di un uomo che si chiama Le Tourneau, che mi piace molto, lo nomino sempre. Chi lo conosce? Forse adesso vi dico che cosa ha fatto e lo conoscete. Ha inventato il tornio, gli uomini magari lo conoscono, in meccanica. Questo uomo era un idraulico semplice, ma lui amava molto il Signore e gli dispiaceva molto di dover dare solo il 10% alla casa di Dio. Lui ha detto: Signore, se tu mi aiuterai, io un giorno vivrò con il 10 e il 90 io darò nella tua casa e darò dovunque, perché era di più delle decime, no? Era l'offerta, tante cose. E Dio gli ha dato l'idea del tornio. Ovviamente non c'è bisogno che vi dica che è diventato conosciuto, famoso miliardario. Dopo di questo, lui ha continuato ad onorare Dio per arrivare a vivere con il 10%. E ha inventato 66 patenti in meccanica. E non è diventato ricco, è diventato più di ricco. E lui ha finito la sua vita con il suo 10%. Il suo 10% gli bastava per avere un aereo privato, case dovunque. E lui di domenica lasciava il 10% nella sua chiesa e prendeva l'80, che ormai erano offerte, e andava con il suo aereo a benedire altre chiese, dare il 10% in ogni chiesa che lui mangiava e benediva. Perché il suo cuore, anche se faceva tanti soldi, non era lì. La Bibbia non dice che i soldi sono un problema. La Bibbia dice l'amore per il denaro. Dite com'è? L'amore per il denaro è la radice di ogni male. È amare i soldi che non va bene. Per questo Dio ci vuole fare generosi, persone che offrono, che dipendono da Dio, che danno anche quando non hanno. L'amore per il denaro è la radice di ogni male, ma con il denaro tu puoi fare delle cose meravigliose. Con il denaro tu puoi benedire gente, puoi creare scuole, ospedali, chiese, orfanotrofi. C'è tanta gente che con il denaro sta facendo questo, perché per fare questo ci vogliono i soldi. Amen? Voi vedrete, vogliamo andare in Afghanistan, come si va? Aereo, entrata, vestiti, dobbiamo portare delle cose. Se noi gestiamo bene la nostra economia e la mettiamo nelle mani di Dio, noi saremo dei grandi donatori.
e la nostra vita sarà per benedire gli altri. Amen. Non c'è bisogno di avere chissà cosa. Io ho una mia politica che non deve essere la tua. Per me la macchina è una cosa che mi serve per andare dal punto A al punto B. Non c'è bisogno di essere chissà cosa, perché ci penso e dico, magari se prendo solo una cosa che cammina dal punto A al punto B, con il resto posso adottare dei bambini, con il resto posso benedire la chiesa, con il resto posso mandare un missionario in più. Amen. Il nostro cuore deve essere staccato. E io prego che Dio vi benedica immensamente, perché credo che noi insieme possiamo fare tante cose belle e fare in modo che i soldi siano i nostri schiavi e non noi i suoi. Amen. Signore, noi preghiamo. Alza la tua mano con me. Padre, noi preghiamo nel nome di Gesù. Vedete che non farò un'offerta adesso, perché alcuni usano, manipolano. Adesso tutti che dicono è meglio che dia la decima. No. Abbiamo fatto prima, io non voglio manipolare. Potrei adesso fare un'offerta e avrei avuto un sacco di soldi, perché la gente è già pentita qua. Ma non è questo lo scopo, l'abbiamo fatto prima. Io voglio insegnarti, poi sarà tu e Dio a decidere quello che farai. Amen. Signore, io prego nel nome di Gesù per il tuo popolo, per una chiesa davvero prospera che benedice. Io prego per un popolo generoso, per una chiesa generosa, per gente che ti ama, per gente che ama la tua casa, per gente che non è attaccata a questi benedetti soldi. Padre, però prego anche oggi, insieme, chiedendo perdono con chiunque non avesse prima un'idea chiara dell'economia, e la mettiamo nelle tue mani. E ci pentiamo, chiunque qua dovrebbe, tra te e Dio, di Signore, se io ho mancato in questo, io voglio aggiustare la mia vita per onorarti, perché tu sei il mio Dio e il mio Signore. Io voglio mettere i miei affari, il mio lavoro, il mio contratto, il mio futuro, il mio contratto in tempo indeterminato, voglio mettere il mio permesso di soggiorno, l'azienda che ho incominciato, l'azienda che ho già. Io voglio mettere la mia economia nelle tue mani. E se la tua motivazione sarà giusta, oggi Dio cambierà la storia della tua economia. Dili: Signore, benedicimi perché io possa continuare a benedire. Io benedico la tua casa, io sono benedetto e io benedirò. Io voglio essere fonte di benedizione. Dì a Dio: Signore, fammi fonte di benedizione. Fammi fonte di benedizione. Io voglio poter essere un donatore. Io voglio poter essere una persona che benedice la tua casa, ma che apre cose. Io voglio poter venire e dire: apriamo la scuola per i bambini, la CBS ha bisogno di un posto. Signore, io voglio pregare e voglio, nel nome di Gesù, per tutti coloro che danno la loro decima, chiedere nel nome di Gesù che tu chiuda le fauci del divoratore, che tu chiuda nel nome di Gesù le fauci del divoratore che cercano di rubare tutto quello che è nostro, nel nome di Gesù. Dovunque tu pensi che sei, Dio, Dio, io voglio aggiustare, se vuoi aggiustare, non perché dice Pastore Rosling, voglio aggiustare ogni cosa alla tua presenza. Oggi ho imparato, ma Signore, voglio che la mia vita abbia un senso che non è solo quello economico, ma io oggi decreto che i miei soldi sono i tuoi schiavi, i miei soldi sono al tuo servizio, la mia economia è tua. Io prego che chiunque abbia perso, chiunque il diavolo è venuto a rubare, che appena tu aggiusterai la tua situazione davanti a Dio, che nel nome di Gesù ti ritorni 7 volte tanto, perché la Bibbia dice che quando il diavolo entra da una porta esce da 7 porte diverse. Dio, noi non siamo qua per sentimenti, noi siamo per ubbidienza. E anche se a volte può essere difficile, perché saremo tentati a dare ad altre cose, noi crediamo che tu sei Dio e che tutto l'onore e la gloria siano dati a te oggi. Noi mettiamo tutto quello che è nelle nostre mani, il frutto del nostro lavoro. Fai così con le tue mani. Ed il frutto del mio lavoro, il frutto di queste mani, saranno per benedire la tua casa e per essere fonte di benedizione. Dammi doni, dammi talenti, dammi idee sovrannaturali, perché io possa concepire e realizzare progetti ed essere fonte di benedizione
di benedizione nel nome di Cristo Gesù. Noi preghiamo per questo, che Dio continua a benedirti. Buona domenica. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.